Un saluto a tutti, sono Gabriele Pistarà e oggi vi faremo vedere in diretta come eseguo un terminale da traino con il vivo. L'occorrente è il fluorocarbon, o il secol o lo zaio. Abbiamo poi del nylon che possiamo adoperare o come preterminale o volendo anche come terminale. Ovviamente i nostri ami Hayabusa, girelline, mi raccomando sempre di altissima qualità. E poi, ovviamente, sul nostro Daytona non può mancare il nostro nuovo multicolor. Prendiamo il nostro fluorocarbon. Anche qui poi precisiamo che in base a cosa volete pescare, dentici o ricciole, ovviamente cambia poi la dimensione del nostro terminale. Io adopero spesso lo 0,52. Apriamo la nostra bustina degli ami, prendiamo il nostro tubicino di silicone che andremo a inserire all'interno del nostro occhiello, tagliamo questa parte qui e si presenterà in questa maniera qui. L'importanza del tubicino è la seguente. Inseriremo il nostro fluorocarbon dentro il tubicino. Praticamente il tubicino ci farà da protettore. Legheremo un pezzo di treccia sopra il tubicino, facendo una decina di spirali all'incirca. Tagliamo l'eccedenza, con l'aiuto di un accendino bruciamo l'eccedenza. Ok, una volta eseguito questa operazione, vi raccomando di tirare all'incirca una quindicina di centimetri del nostro terminale e di tagliarlo. Questo perché molte volte capita che serrando il nostro nodo e bruciando ovviamente l'eccedenza possiamo recare magari dei danni al terminale. Quindi così abbiamo il nostro filo perfetto. Ora prendiamo l'amo, il secondo amo, detto anche amo trainante, e eseguiamo una legatura. Bagniamo sempre l'eccedenza e poi serriamo. Ok, tagliamo l'eccedenza, anche qui con accortezza bruciamo l'eccedenza e questo qui è il nostro terminale. È importante lasciare sempre circa un centimetro di tubicino sull'amo ferrante. Perché nel caso dovesse abboccare poi il pesce in quest'amo qua, scorrendo va in battuta sull'amo trainante e ci fa da molla, quindi evitando l'usura del nodo del nostro amo trainante. All'incirca vi consiglio di eseguire 1,20 m, 1,5 m di terminale. Tutto va in base alla misura della canna che voi usato. Vi raccomando sempre di lasciare la nostra girella fuori il cimino della nostra canna, così evitiamo di rovinare poi la perla dell'anello. Montiamo il terminale nella girella.
prepariamo il tutto, sempre bagnando prima. Tagliamo l'eccedenza. Una volta preparato il nostro terminale, lo leghiamo comodamente su questi portaterminali. Partendo sempre dalla girella, in modo tale che poi puntando l'amo trainante il tutto ci rimane in maniera automatica fermo. Quando poi prendiamo il terminale dalla ruzzola, io vi consiglio di eseguire una semplice operazione in barca, ovvero di puntare l'amo trainante in qualche gancetto e poi tirare bene il nostro terminale, in modo tale da avere sempre un filo bello morbido che presenterà la vostra esca sicuramente in maniera molto più naturale. Ricordatevi sempre che le misure degli ami dei nostri terminali e pre-terminali varieranno in base a cosa noi vogliamo andare a pescare. Quindi se peschiamo ricciole, pesci di branco, pesci pelagici che vanno ricercati su lunghe secche, sempre consigliato utilizzare pre-terminali lunghi, terminali sempre 1,5 metri. Se invece andiamo a pescare identici, in base alla stagione, comunque unità di misura media, io vi consiglio dei 10 ai 12 metri di pre-terminale. Va da sé ovviamente che in base alle dimensioni della nostra esca utilizzato, adopereremo ami più grandi o più piccoli.